Lo hanno ascoltato gli amici di sempre, in sella alle loro moto. L'ultimo rombo d'amore, fino quasi ad accompagnare Giuseppe in una pole position del paradiso. Giuseppe Napolitano, il trentenne di Contrada Cesine, morto domenica pomeriggio a bordo della sua Honda 600, mentre faceva un giro con altri appassionati delle due ruote tra i tornanti di Bisaccia. Sulla bara di Giuseppe, il casco e una maglietta con il 46, il numero vincente di Valentino Rossi, era il Doctor, infatti l'idolo del giovane di Contrada Cesine, che come unica passione della sua vita aveva proprio le moto, le imprese sui circuiti di tutto il mondo dell'inafferrabile Valentinic. Per il resto, raccontano tra le lacrime i suoi amici, Giuseppe era un ragazzo dal cuore d'oro, tutto famiglia e lavoro, puntuale al volante degli autobus dell'AIR, su cui aveva preso servizio da circa 2 anni. Legato ai valori della famiglia, inseparabile dai genitori, Benedetto e Saletta, mentre per Antonio era il fratello che tutti avrebbero voluto. Malgrado suo nipotino le coccole e le smorfie che Giuseppe gli regalava ogni qualvolta lo incrociava in casa. Un angelo, come campeggia sullo striscione esposto questa mattina sul balcone della palazzina di fronte alla chiesa di San Tommaso, dove si sono svolti i funerali. Dall'altare, il giovane sacerdote Don Francesco ha ricordato Giuseppe come un ragazzo che amava molto la vita. Per questo a tutti i giovani presenti ha voluto rivolgere un accorato appello. Ai tanti amici di Giuseppe, custodiamo la vita, amiamo la vita. Quanto è preziosa la vita, quanto è preziosa. Quante sciocchezze commettiamo, quante leggerezze, ma il Signore è con noi. Al termine della cerimonia funebre, un lungo applauso ha accompagnato l'ultimo viaggio di Giuseppe Napolitano. Non è riuscito a trattenere le lacrime Giovanni, il suo amico d'infanzia, con lui fino a poco prima della morte, fino a quando una curva maledetta ha provocato lo schianto della moto di Giuseppe contro un guardrail. È una persona squisitissima, si dava molto per gli amici, non sapeva dire di no, ma può basta dire Giuseppe Napolitano e tutti, non ci stanno parole. Voi tutti centauri avete portato la vostra testimonianza, le vostre moto per ricordare la sua passione. Perché noi sapevamo che quella, solo in questo modo qua, era l'unico saluto che io credo che per lui è quello che più preferiva, più di della sua passione, come salutarlo. Tu eri a Bisaccia con lui quando... Sì, io sono un suo amico d'infanzia, e a parte sono 27 anni che ci conoscevamo. Non ricordi nulla dell'incidente? No, perché lui stava molto molto più avanti di noi e là c'è un dosso, quando siamo già arrivati già... Il suo più grande sogno qual era? Perché era un ragazzo pieno di vita che voleva... Ma come in tutti gli modo... altri, divertirsi con gli amici, sposarsi, farsi una famiglia... C'è anche il suo nome sopra il tuo casco? No, questo è stato il suo primo casco che poi aveva regalato a me, che è stato il primo casco che è stato comprato. Centauro nei nostri cuori? Sì, è lui sì. Era molto appassionato di Valentino Rossi, era l'unico contrasto che avevamo, perché io tipo per Maxi Bianchi e lui per Valentino Rossi, era l'unico contrasto che avevamo, ma è un contrasto buono, no? Sì. Sono 27 anni, io come posso farlo senza di lui? Si metteva sempre a disposizione, ma con tutti. Poi ripeto, basta nominarlo, tutti lo conoscono per la sua bontà.